solo una decina di minuti, cammino un po' sul posto per una ventina di secondi, un minutino, ok? Poi dopo vado a fare le mie tre belle respirazioni con le braccia aperte, inspiro, fuori l'aria. Inspiro, fuori l'aria, ancora, inspiro, fuori l'aria. Ora vado ad allungarmi usando la respirazione e l'allungamento. Inspiro, allungo in avanti e su verso l'alto, mi allungo, fuori l'aria. Ancora, inspiro. Arrotondo la schiena, la testa in mezzo alle braccia, su verso l'alto, mi allungo verso l'alto e fuori l'aria. Terzo, inspiro, mi allungo in avanti, su verso l'alto, mi allungo verso il cielo, stendo tutto il corpo, espiro e rilasso. Ok. Vado a sciogliere le spalle, in avanti in alto, indietro in basso, come una carezza, ok? Inspiro ed espiro in modo naturale. Ok, sciolgo le spalle, brava, bravo. Cerco di sentire anche la colonna che accompagna il movimento. Ok. E ora dall'altra parte. Indietro, in alto, in avanti, in basso. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Sciolgo le braccia. Su una spalla la lascio cadere. Sull'altra spalla la lascio cadere, su tutte e due le spalle, le unisco dietro e giù, le rilasso. Su una spalla e l'abbandono, sull'altra spalla e l'abbandono, su tutte e due le spalle, le unisco dietro e le abbandono. Su una spalla e la lascio cadere. Sull'altra spalla la lascio cadere, su tutte e due le spalle, le unisco dietro e rilasso. Ok, adesso vado a sciogliere il movimento del collo, ginocchia flesse, ombelico leggermente verso la colonna e ruoto la testa in modo molto molto sciolto. In un verso respiro in modo naturale, libero. Ruoto la testa e ascolto gli scricchioli che provengono dal collo. Non ci deve essere dolore, deve essere un movimento fluido. Ok, ancora qualche giro. Se mi giro la testa, gli occhi restano aperti, se no provo a tenerli chiusi. E mi fisso, mi concentro di più sulla sensazione che ho nel collo. Ok? Ruoto, ruoto e stop. Inspiro, giro la testa da una parte, espiro dall'altra, ritorno, inspiro, espiro, giro dall'altra, via ancora, inspiro. Espiro, ancora due, inspiro, espiro, l'ultimo, inspiro, espiro, mantengo la posizione, tengo la mano appoggiata sulla guancia, le spalle rilassate, faccio qualche bel respiro, inspiro uno, fuori l'aria, inspiro due, l'addome si gonfia. Espiro, espiro 3, l'addome si gonfia, espiro, lascio e inspiro, espirando, ruoto la testa, inspiro, espirando, ruoto la testa, inspiro, espirando, ruoto la testa, deve essere fluido il movimento, inspiro, espirando, ruoto la testa, l'ultimo, inspiro,
Espirando, ruoto la testa, mantengo la posizione con la mano sulla guancia. Rilasso le spalle, inspiro 1, l'addome si gonfia, espiro, inspiro 2, l'addome si gonfia, espiro, inspiro 3, l'addome si gonfia, butto fuori l'aria, inspiro 4, l'addome si gonfia e butto fuori l'aria. Ok, sciolgo le spalle. Attivo un pochino le gambe, tocco con la mano opposta, il ginocchio opposto, giusto per sciogliere il movimento delle gambe, via, 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 ancora 1, 2, 3, 4, respiro libero, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, sciolgo le gambe, apro le gambe, quanto le anche, una gamba avanti, fletto il ginocchio, la gamba dietro distesa, spingo avanti col bacino, l'allungamento del polpaccio, inspiro 1, fuori l'aria, inspiro 2. Fuori l'aria, rilasso il polpaccio, spingo avanti col bacino, inspiro 3, fuori l'aria, inspiro 4, fuori l'aria, inspiro, espirando sciolgo la posizione, vengo avanti con l'altra gamba, spingo in avanti, come se uno mi tirasse in avanti, gamba dietro distesa, inspiro 1, fuori l'aria. Inspiro 2, fuori l'aria, tutta la pianta del piede è aderente a terra. Inspiro 3, fuori l'aria, inspiro 4, fuori l'aria. Inspiro, espirando, sciolgo la posizione, apro le gambe, fletto sul ginocchio, l'altro in modo molto sciolto, molto elastico, molto tranquillo. E 1 e 2 e 3 4 e 5 e 6, respiro libero, 7 8 9 e 10. Ok, faccio un bel passo, mantengo la posizione allungando la gamba, inspiro 1, fuori l'aria, inspiro 2, fuori l'aria, inspiro 3, fuori l'aria, inspiro 4, fuori l'aria, inspiro, espirando recupero la posizione e vado ad allungare l'altra. Fletto il ginocchio, l'altra gamba è distesa, schiena dritta, un cubetto di ghiaccio sull'ombelico. Inspiro 1, fuori l'aria, espiro 2, fuori l'aria, inspiro 3, fuori l'aria, inspiro 4, fuori l'aria, inspiro, espirando, recupero la posizione. Vado a sciogliere un pochino il movimento dei piedi, ruoto, vado sul tallone e poi sulla punta. Lo faccio 5, 6, 7, 8 volte, 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7. Mi fermo a 7, poi ruoto la caviglia in un verso e nell'altro verso. Ok, vado a lavorare sull'altro piede, vado sulla punta e sul tallone, sulla punta e sul tallone. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, poi ruoto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dall'altra parte, 2, 3, 4, 5, 7, se non riesco a stare su una gamba, mi appoggio da qualche parte, ma immaginate di avere un chiodo che spunta dal pollicione, dal mignolino, del piede e dal tallone e affondano nel terreno. Sposto, quando sto così, sposto tutto il peso sulla gamba che sta appoggiata, in modo che ho quest'altra gamba libera, ok? E posso fare diverse cose. Quando siamo rilassati, quando siamo tranquilli, questo lo facciamo con più scioltezza. Ok, siamo arrivati ai nostri 10 minuti e ora continuiamo a fare la nostra passeggiata di 10, 20, 30, 40 minuti, 45 minuti o il nostro tutorial di ginnastica tonificante. Questo era giusto per stracciarci un po', oppure andiamo a fare i nostri lavori quotidiani o proseguiamo per la nostra attività lavorativa. Vi auguro una buona giornata e continuiamo a prenderci cura di noi. Ehi! Un bacione da Raffaela. Ciao!